siamo in diretta dalla 48esima edizione della Fiera dell'Artigianato 2024 di Pinerolo e abbiamo con noi nel mezzo il nostro ospite Luigi Martinale, musicista e direttore artistico di Jazz Visions. Beh, grazie, eccoci. Grazie, è un piacere essere qua. Questa volta intervistato ben... Da due persone. Quindi sì. Doppio onore. Assolutamente sì, qua alle tue spalle. Allora, noi vogliamo subito sapere un po' di Jazz Vision, non so, nel senso vogliamo capire un po' cosa sta succedendo, perché intanto è già partito già da un po', sì. Sì. Però ci sono novità anche per il prossimo futuro, ci sono altri appuntamenti importanti. Come sta andando intanto? Allora, innanzitutto, come dicevo voi prima, non ancora in linea, siamo alla 15ª edizione. Siamo una rassegna itinerante che è camaleontica perché si trasforma ogni anno. Abbiamo un bacino di utenza, si dice così, che va dal pinerolese fino a Cuneo, con molte tappe intermedie. Di solito si parte tra aprile, marzo-aprile, e a volte anche quest'anno finiremo a dicembre. Abbiamo diverse realtà, ogni anno si può trasformare perché ci sono realtà che rimangono fisse, altre che si trasformano, le proposte cambiano, però da 15 anni siamo sul territorio e il nostro pubblico ci conosce, ci riconosce e si fida delle proposte che portiamo, anche quando i nomi non sono, come si dice, televisivi, perché ormai nel mondo dello spettacolo il divario è tra il mondo televisivo, quindi conosciuto al grande pubblico, e grandissimi artisti che non necessariamente sono televisivi e quindi hanno una visibilità diversa spesso per chi è appassionato. Il nostro pubblico è appassionato e arriva, si fida delle nostre proposte. Mi piaceva già l'idea che hai già detto prima, mentre parlavamo prima dell'intervista, del festival camaleontico, no? Questo sembra quasi proprio come un camaleonte, che quindi ogni anno in qualche maniera cambia, però restando, esatto, comunque ancorato ad alcune cose che sono fisse. Sì, sì. Diciamo che il principio generale è questo. Io da musicista, da jazzista, ho sempre voluto sfatare che il jazz fosse una musica difficile per pochi. Dico sempre, può esserlo musica difficile per pochi, come tantissima musica, ma c'è del jazz di grandissima qualità, ma fortemente comunicativo, che può piacere anche a chi non necessariamente deve essere un esperto di musica. Ed è per quello che il nostro pubblico torna e si fida, perché si cerca di portare delle proposte di alta qualità musicale, ma che passino, possono essere dei momenti piacevoli e anche emozionanti allo stesso tempo. Chissà, immagino ci siano state anche delle persone che abbiano scoperto il jazz, l'amore per il jazz, grazie a voi magari, sì, portate da altre persone, sì, sì, magari all'inizio un po' titubanti, no, e poi dopo dici, caspita. Infatti i primi anni sono stati, diciamo, degli esperimenti per capire. Io immagino che molte persone si sono affezionate anche e tornano. Infatti nello stesso tempo abbiamo anche sempre ideato degli incontri divulgativi per farlo conoscere, questa musica, raccontarla in modo non pedante ma in modo molto, molto spigliato, leggero. Infatti, ad esempio, il prossimo mercoledì e giovedì in Conservatorio a Cuneo, dove io lavoro, con un collega che si occupa di storia del jazz, lui è giornalista e saggista, abbiamo due serate dove presentiamo in modo informale, con litigando tra di noi, con video, fotografie, molte chiacchiere, i due aspetti del jazz, che sono quello per la massa, perché è sempre esistito fin dall'origine un jazz che ha raccolto grandi masse di pubblico, e un jazz invece più per l'elite, che è diciamo finalizzato o anche non finalizzato, ma si è trasformato per pochi. E allora abbiamo scelto degli argomenti in modo anche da far un atto di divulgazione, no? Che ci sembra giusto per portare contenuti a molti. E molte della gente che viene a sentire questi incontri poi viene ai concerti, no? Perché è incuriosita, è interessata, si appassiona. Senti, sei il direttore artistico e proprio ho una curiosità, nel senso, come costruisci la rassegna, il festival, nella scelta degli artisti? Ogni anno segui anche una specie di tematica, tema, oppure... Allora, ci sono dei festival che hanno un tema preciso. Il nostro non è un tema preciso. Diciamo che una cosa collaterale che spesso abbiamo cercato di fare, proprio nel nome Jazz Visions, portare delle attività parallele alla musica che riguardino le arti visive.
Infatti nei 15 anni di esistenza abbiamo puntato molto sulla fotografia, abbiamo un gruppo di fotografi che ci segue, abbiamo tutto il nostro archivio fotografico di 15 anni, abbiamo organizzato mostre fotografiche, ma spesso abbiamo anche chiamato degli artisti di arte contemporanea per allestire i palchi o per presentare dei loro lavori. Infatti, questa è una cosa fantastica, bella, sì, veramente. Bello, sì, unione. Si cerca di portare anche questo aspetto. Quindi sono sempre le nostre visions che possono essere presenti in modo diverso a seconda del camaleonte come si colora. E allora, visto che gli appuntamenti di questa 15ª edizione andranno avanti fino a dicembre, ma siamo a Pinerolo, siamo all'artigianato, ci sai già dire però che tornerete a Pinerolo, sì, e anche il periodo. Sì, esatto, perché da alcuni anni è tradizione iniziare la nostra rassegna da Pinerolo al Teatro Sociale in primavera, e in collaborazione con la rassegna di Piemonte dal Vivo. Piemonte dal Vivo organizza la stagione teatrale e noi veniamo sempre inseriti da Piemonte dal Vivo con un concerto di jazz fuori abbonamento, ma sempre al Teatro Sociale. Ed è già stato definito perché è a metà aprile del 2025, sembra strano già dire 2025, sì, un certo, ma programmiamo molto in anticipo, avremo un gruppo fantastico, sono tre fratelli francesi di origine della Guadalupe, due ragazze e un ragazzo, più un batterista, un quartetto, e portano un jazz molto, si dice oggi, meticciato, cioè molto mescolato con le culture anche dell'America Latina, ma di molto del jazz che si fa in Francia, che è stato soggetto a grandi trasformazioni proprio perché la società francese è multietnica e presenta diversi aspetti musicali. Questi fratelli sono la famiglia Abrams, sono fantastici, e quindi è già tutto definito, invitiamo già d'ora il pubblico, certo, a informarsi, ma ci sarà tempo, sì, per la comunicazione. Questa è una chicca, un'anticipazione che vi regaliamo, sì, esatto. Però prima di salutarti, Luigi, visto che siamo alla rassegna dell'artigianato di Pinerolo, 48ª edizione, che ha come titolo È tempo, allora noi vogliamo chiedere a un musicista: che cos'è il tempo? Che è scontato, è tutto forse il tempo per un musicista, la possiamo chiudere anche qui. Sì, però possiamo solo dire una cosa, che il jazz è ufficialmente nato nel 1917, quando compare la prima parola jazz su una copertina di un disco che era una novità. Il tempo all'epoca era 3 minuti e lo è stato per decenni. Chi si esprimeva jazzisticamente su disco aveva 3 minuti di tempo, quindi il tempo era un calcolo essenziale. Quindi possiamo dire questo: il jazz è nato con 3 minuti. Okay. Grazie Luigi, grazie per essere grazie stato a voi, con grazie, noi. Grazie, grazie.